Per accelerare ancora la campagna vaccinale anti-Covid in Toscana, tornano in campo i medici di famiglia e con loro entrano anche i farmacisti e i dentisti. L'accordo è stato presentato in regione dal presidente Eugenio Giani, dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e dai rappresentanti delle tre categorie. I medici di famiglia hanno già collaborato alla campagna somministrando le dosi di vaccino agli over 80. Ora, insieme ai farmacisti e agli odontoiatri, potranno vaccinare tutte le persone over 40, anche i fragili. Tre delibere con l'accordo con questi operatori sanitari così importanti che segnano il salto di qualità nel mese di giugno, che il generale Figliuolo ha detto sarà un mese in cui sostanzialmente vengono quasi raddoppiate le somministrazioni di vaccino alle regioni, e quindi ecco che la nostra capacità vaccinale viene a essere implementata proprio dall'aiuto che in questo caso tre categorie così importanti ci riescono a offrire. La macchina toscana al momento somministra una media di 30.000 dosi al giorno, in linea con le 500.000 somministrate in 24 ore in Italia, ma a giugno il commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo, ha messo il traguardo del milione di dosi al giorno. Ecco che l'aiuto di medici, dentisti e farmacisti diventa decisivo. Dopo aver completato la vaccinazione sugli over 80, ripeto, con percentuali tra le più alte a livello nazionale, vogliamo, diciamo, arrivare attorno al 90% di copertura anche per i settantenni e per i sessantenni. Quindi su questo sarà orientato nelle prime settimane il lavoro dei medici di famiglia e delle farmacie, poi ovviamente potranno proseguire sugli altri target di popolazione se ci sarà disponibilità e in coerenza con il piano vaccinale nazionale. E gli odontoiatri? Potranno affiancare il personale che già opera nei punti di somministrazione, in particolare negli hub, il personale delle aziende sanitarie, i volontari e così via, potranno essere affiancati anche dagli odontoiatri, e questo, diciamo, irrobustirà la capacità di vaccinazione della Toscana.